Ciao ragazzi, un saluto a tutti quelli che si sono iscritti al mio canale. Voglio farvi vedere un piccolo video che ho fatto nel periodo invernale per farvi vedere che faccio sopravvivere le piante anche con temperature di 0 gradi. È pur vero che ci fu questa nevicata che capita ogni anno, che si abbassa la temperatura a 0 gradi ma dura pochissimi giorni, al massimo una settimana. Però le piante non hanno subito danni, quindi chi vuole coltivare questo genere di coltivazione di melanzane in estate e farle sopravvivere, mi può contattare sulla mia pagina Facebook. Ne parliamo meglio in privato, perché su YouTube andare a scrivere pagine di come fare sarebbe molto difficoltoso, anche perché me lo chiedono in continuazione molte persone. E niente ragazzi, guardatevi il video e poi alla fine vi faccio vedere le piante attualmente come si presentano. Ragazzi, qua sta nevicando, ora vi faccio vedere le piante di melanzane innestate che sono dentro la serra. Come potete vedere qui ancora, con tutto ciò che ci sono le temperature basse, le piante sono con frutti. Queste sono piante che sto svernando, quindi l'importante è tenerli all'asciutto senza molta umidità e le piante riescono a sopravvivere tranquillamente. Questo è un video per quelli che mi hanno chiesto appunto di far vedere come li sverno. Qui ci sono dei fiori, solo che questi fiori difficilmente con questa temperatura arriveranno a fruttificazione, però le piante sono belle vive. Ci sono due belle piante alte circa un metro e mezzo. Quindi sempre, come ho detto prima nei video precedenti, è un continuo sviluppare frutti. Quindi la pianta non si ferma completamente. Come potete vedere è molto differente dal Mauritanium. E a che ci sono vi faccio vedere anche il Mauritanium, che è sotto la neve. Vi faccio vedere pure quello innestato. Qui c'è una pianta di melanzana che deve entrare perché me la sono dimenticata fuori. Faccio vedere anche l'alberello di tamarillo. Quindi ragazzi, come avete visto, anche nel periodo invernale riesco a far sopravvivere le piante in questo modo. E non è molto semplice, perché a volte la pianta con l'eccesso di umidità tende a far comparire dei funghi, e quindi una volta che si ammala la pianta può colpire, può partire per esempio l'infezione da qui e può scendere per tutta la pianta. Quindi quando si ammala così c'è poco da fare, però se supera l'inverno la pianta comincia a vegetare nuovamente più velocemente, in base appunto alle temperature che ci sono all'esterno. E niente, poi vi faccio vedere più in primavera come si sviluppano queste piante. Qui abbiamo quella che vi ho fatto vedere in vaso, l'ho messa sempre in serra. Quindi la pianta riesce a sopravvivere, se curata bene riesce a sopravvivere per molti anni. Allora signori, voglio farvi vedere le piante che sono ancora vive. Siamo a fine aprile e le piante si stanno risvegliando del tutto in questo periodo, perché comincia a fare più caldo. Quindi vi faccio vedere come sono piene di piccole melanzane. Questo è il motivo perché faccio sopravvivere
queste piante, perché è un vero peccato farli morire e ritornare di nuovo da capo, quindi reinnestare, che ora la pianta si svilupperà nuovamente. Vi faccio vedere un'altra cosa: dal secondo anno in poi si svilupperanno sempre i nuovi germogli, cioè i nuovi getti come questo, quindi questo getto diventerà un ramo grosso come questo, quindi a sua volta metterà altri germogli nei rami più grossi. Quindi se gestita bene la pianta, perché ci vogliono anche delle potature, si riesce a ottenere un ottimo risultato. Guardate quanto è bella questa, quindi il punto di innesto sta molto bella, perché ha tre fusti che salgono belli grossi. Ora si stanno formando tutte queste piccole melanzane, poi successivamente, come vi ho detto, si formeranno tutti i nuovi getti come questo. Quindi questi sono i getti fruttiferi, perché questi di qua, per esempio questo piccolo, magari si svilupperà poco, e quindi basta andare a potarli e far sviluppare questi nuovi getti, che sono i migliori. Faccio vedere anche la pianta di melanzana rossa. Questa è abbastanza resistente anche in inverno, sta legando un sacco di frutti. Frutti e fiori. Qui abbiamo sempre melanzane, quindi è sempre bello cercare di farla sopravvivere, che sono piante molto belle. Vi faccio vedere la pianta di 3 anni, che oramai si è formata questa chioma che sembra veramente un albero. Guardate che bella. Al momento sono l'unico youtuber che sta facendo vedere tutte queste cose sulla coltivazione di questa pianta, perché ho visto che molti cercano di improvvisare, sbagliando anche il periodo di innesto. Quindi non riuscirete mai a fare delle ottime piante se partite da marzo. Poi vi spiegherò in un nuovo video tutta la procedura, perché l'anno scorso ho avuto problemi con i video. Qui c'è un'altra melanzana rossa. Quindi queste piante li rivedrete successivamente più avanti, che li pianterò a terra e li farò sviluppare moltissimo. Quindi ragazzi, se volete seguirmi e aiutatemi a far crescere il canale iscrivendovi, e poi per informazioni basta contattarmi nella mia pagina Facebook Il Giardino Siciliano. Poi successivamente vi farò vedere altri video, perché ora preparerò quelli del Mauritanium e sempre su Solanum crisotricum, così li metto a confronto nuovamente. Ragazzi, un saluto a tutti, alla prossima!